Gomagna. Sugheto con le sepe. Senza bavarioli. E adesso ho la camisa piena di macete. Scusi, se quel provvide 100 vetrine. Macete. Eccoci, boh, signora Ucci, lei è pronta? Sì, sono pronta, ma volevo chiedere, sì. Se vedi il mio... No, non si vede. Il mio santin che l'ho preparato. Se devi vedere. Se devi vedere, un attimo, per favore, c'è un omaggio di una certa classe. Sì, va bene. Eccolo, il mio Marco, vara il mio Marco, ciao tesoro, ti son meraviglioso, vara. Non sei neanche a Photoshop, che dico, Ma devo tenere così proprio? O posso sbassare adesso? Allora, puoi sbassare adesso. Okay. Femmo un'intervista che se ne... O sono un po' più in disabilia. Mi sono messa così, che non se vedi troppo. Un vedo e non vedo c'è sempre preferibile, la sa. La pensa di truccarsi o la resta così al naturale? Nature. Oggi nature. Signor Roberto, l'importante è comunque respirare e lasciar fluire l'ossigeno. Boh, benissimo questa cosa dell'ossigeno, però devo chiedere un favore, carissimo. Se è possibile, perché così con questo suo abbigliamento un pochettino non mi sento proprio a mio agio, ecco questa allora, cosa. Allora, abbiamo già parlato di questa cosa qua. Se abbiamo di superare dei problemi, dobbiamo fare dei piccoli passi. Un piccolo passo è evitare questa cosa. Ecco, no, io credo che non sia ancora il momento, anche perché chi caccia la piglia sono io. E io le credo ancora una volta, per favore, se si può mettere, che se no mi sento a mio agio. Grazie mille per favore. Allora, mi adesso lo scrivo, sarà l'ultima volta. L'ultima volta, benissimo, okay? benissimo, bravo. Allora, si è portato gli oggetti? Cominciamo con la seduta. Ho portato, insomma, quelle cose che più mi preoccupavano, che lei mi ha detto prendi, e le cose così che mi fanno più nostalgia. E una delle nostalgie, carissimo mio psichiatropo, e voglio dire che questo qui, l'alberetto, che mi mancano tantissimo, gli alberetti natali, guardi che belle le lucette, guardi le lucette che bellissime, allora, che sono bellissime, mi fanno venire le guance della gioia, e adesso però quando si chiudono vanno via le guance della gioia, perché non è ancora arrivato il momento, carissimo, questa cosa qua, che non c'erano problemi quando era il Natale con le lucette. Allora, l'importante è comunque un distacco graduale nei confronti delle cose che la ossessionano. Cerchiamo i vantaggi. E insomma, no, io non vedo che i vantaggi, signore, è coprofago, perché questa cosa delle lucette, almeno la gente non diceva le cose, non vedeva neanche i fumi a ferriera, non vedeva i problemi che magari uno che ha, che ci sono, e quant'altro, insomma. Allora, noi che abbiamo Marzia, che dimmi ne chiedi? Tesoro, dimmi tesoro. La ne può dire altre curiosità sul suo animale da compagnia, il Chihuahua Rocco? Siamo molto curiose. Che domanda interessante che ha fatto la Marzia. Sempre attenta ai dettagli, devo dire. Allora, il mio Chihuahua Rocco, intanto, belle cose importanti le abbiamo già accennate, no? Sì, che è la caratteristica. Stardaufel, insomma, di tutto, respiro. Dopo bisogna dire anche altre cose, perché la scelta di un Chihuahua, ecco, la scelta di un Chihuahua è un poco dovuta anche alla mia pigrizia. Ma come mai? Un perché cane se, in base alla pigrizia. Perché se piccio, se un cane che non te lo devi neanche portare fuori a fare i bisogni, no? Te lo strucchi sulla finestra, te lo metti là, te tiri una struccata e lui, insomma... E se esprimi. Non sono sicuro che sia legale sta roba. Se è una roba meravigliosa, se è bellissimo anche il prete, gadito. Grazie per la venuta, grandi, via. Botu! Botu! De novo! Fate una vita! Non immaginavo che era lui. Mi era spettarselo. Ancora qua! Allora te son proprio! Cioè, sei proprio una roba tua questa. Cioè, ti va in giro proprio, non so, Come fa la SAR, la macchina
in ste condizioni, in mezzo alla strada. Non ho mai visto una roba del genere. Veramente, ho fatto una famiglia, trovate una volpa, una roba, non ti puoi andare in giro sempre con sto hobby e con questo foglietto. Finiscila. Ero qua un attimo per un caffè corretto dei ragazzi. Ma guarda la macchina qua, abbiamo 15 segnalazioni. 15 segnalazioni. E adesso faremo una contravvenzione. Ma che contravvenzione? No. Scusi, allora, guardando bene, l'auto è in mezzo proprio per finta scientifico, così uno può correre di là e correre di qua. Gole assado, proprio per dimostrare anche che sono una persona da porta aperta, si uno volge le chiavi, se le sposta. Scusa, la macchina in mezzo alla strada con la porta aperta. E in una società che se chiudi per tutto, mica ho dimostrato veramente ad aver fiducia nei miei concittadini e gole assado le auto in mezzo. De Luise, belle tante robe, insomma. Se la vuoi portare in giro, te lo tacchi sul portaciave e se un attimo, insomma. Portaciave? Te se lo porti dove che te vogli, insomma. Se piccio elegante, te ha un portaciave di tutto rispetto e dopo a casa, insomma, se te che metti la calamita dove che so mi, te lo tacchi sul frigo. E chihuahua sul frigo. Sul frigo. Con la linguetta in zocco si lecca la ciotola, stando comodissimo. Cioè, meritassi un premio per sta roba. Ma invece che darò... premio, una multa per sosta vietata al centro della carreggiata. Sosta vietata al centro della carreggiata. Le solite monade vostre che vi c'è sul niente, no? Non so, cioè, sono venuti a quella sala dove che dovevo lasciare. Questo è accanimento terapeutico. Cioè, l'altra volta sul posto dei disabili, dopo sul divieto del sosta. Su scalini, dopo sulle sedie, adesso in mezzo alla strada. E allora un Cristo, un povero Cristo, dove ha di mettere l'auto? Se non si poi in tutti sti posti, Le vedi lei? Uno va a pie. Comunque la contravvenzione che la cava nessuno. Non che la cava nessuno. E questo vedemo perché mi go una sorpresa. La sorpresa che adesso. Go una sorpresa e vedrà, sarà tipo caramba, che sorpresa. Caramba. Vigile, caramba. Figo. E allora, adesso... Chissà cos'è la gai in bagagliaio, ma chissà cos'è... Botu che sorpresa. La vai in comincio. Una sorpresa mi... per il botu ostile. No, una sorpresa, e sia. Vediamo cosa c'è nel bagagliaio. Botu che sorpresa. Buongiorno agli ascoltatori di Macete Music. Lo so che siete in fibrillazione e non vedete l'ora di conoscere i nuovi titoli delle canzoni di Tepano, che sarà di nuovo qui con noi. Ma oggi ci parlerà di un aspetto molto importante, perché è importante la tracklist, è importante il titolo, ma anche importante l'impostazione grafica. Quindi oggi finalmente vedremo in anteprima la copertina del disco di Tepano. Quindi noi chiamiamo Tepano con la sua copertina. Fratelli, sono arrivato, eccoti, e ti fanno un patello, tappatello cagacati, punetto, copertina, tieni, cadite che te, dopo te capo bemi, te no codite, tieni che dai tuoi pioi, che te no dopo lo dita cado, tranquilli, e ti non ti dimenti, cagacati, babbo. Cosa l'ha sentito dentro quando gli ha detto che lei la va contro le norme? Ma insomma, mi è capitato, non è che ho fatto apposta di questa cosa... di andare contro le norme, che camminavo per strada, non mi sono accorto che era venuto fuori da dietro del comune e era sbucato Cosolini e io da un colpo, insomma. Però non è che uno fa apposta di andare contro le norme, anche perché insomma non è che è così piacevole. Cioè, io conosco altri norme che è magari più piacevole, soprattutto se non è del stesso sesso, insomma, questa cosa capisce benissimo anche lei, che so che anche lei... Bazzica, no, comunque non era l'enorme, le, no, vabbè. È benissimo. Passiamo. Benissimo. Guarda le lucette, ecco qui. Adesso staremo a vedere cosa troveremo in questo bagagliaio. Staremo a vedere quante robe illegali si trova all'interno di questo. Ma chi è questo? Roberto Giurastante, Movimento Trieste Libera. Piacere. Piacere. Botu. Chiuda. Chiuda, se ordini, devo chiudere. Chiuda. Cosa che la fa in bagagliaio? Sequestro di persona? Scriva. Tengo ad evidenziare. Scrivo. Scriva. Tengo ho una dichiarazione. Tengo ad evidenziare. Guardi che quel foglietto forse è piccolo. Quanta roba raga da dire? 2-3 pagine. Noi siamo qui per ascoltare il nuovo singolo, perché ne abbiamo sentiti 3 fino adesso. Quindi è pronto per lanciare il nuovo singolo. Ma prima del nuovo singolo bisogna fare una intervista. Ma non capiamo più cosa chiedere, che te l'ho già chiesto tutto. Non ho le domande. Intepita, topeda,
Allora, patto, pede, a pattello, pugnetto, patello, pugnetto, patello. Prima domanda. Quando è sul palco, che cosa prova? Mi copano. Poppa mi copano, poppa mi copano. Poppa, 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 mi copano. Poppa. Giulio ne chiedi una curiosità sul suo figlio Stefano. Come mai il parla in questo modo un po' particolare che lo ha reso celebre? Beh, lo ha reso celebre, questo è importante, che ognuno trovi la sua strada e il suo percorso professionale. Ecco, sì. Lui diciamo che ha ancora questa adolescenza che continua a restare, no? C'è una adolescenza prolungata. Ha 43 anni. 43 anni, è un adolescente prolungato, insomma. Tengo a precisare. Precisare che la sanzione qui imposta riguarda il codice della strada dello Stato memorandum, italiano. Memorandum, non si paga niente, via! Ovvero legge della Repubblica Italiana. E ho provato questa cosa bellissima, ho preso un pinguino di compagnia, questo qua, e vedi che così, eccolo qua, il mio pinguino di compagnia, che poi avevo anche un cagnolino, insomma, bellissimo, che è il mio cagnolino, che è Bucci Bucci Bucci, non so Bucci, se conosce, che ultimamente, insomma, non lo vedo tantissimo, però è il mio cagnolino che avevo educato benissimo, che avevo fatto fare anche l'educazione per fare il cane da riporto, e dopo gli ho tenuto anche come sono tagliato i capelli, ecco, insomma, nonostante che fosse un cane da riporto, gli ho tenuto comunque, che è bellissimo. Mai estesa con obbligatorio provvedimento MMM del commissario. Cosa sei MMM? Una virgola, cosa sei MMM? Virgola. Dal commissario di governo in carica, MMM, per conto dell'amministrazione civile provvisoria nel governo italiano. Tale amministrazione è in vigore ai sensi per gli effetti. Ma non ti stava una virgola lì in mezzo? MMM, non una virgola lì in mezzo, da quando? Per gli effetti del memorandum di intesa di Londra, scriva memorandum. Memorandum. E vuol dar intesa di Londra del 5 ottobre 1954. Io non voglio criticarti più di tanto. No. Non più di tanto, perlomeno. Sulla soglia. Però a tutto c'è un limite e io penso che la sobrietà sia una virtù. Una delle mie, tra l'altro. Sì. Beh, ma anche mia, cioè nel anche senso, tua. Cioè, siamo abituati comunque a essere sempre, tenere sempre un certo tono, sempre. Ragazzi, io vi stimo e vi rispetto. Poi a me piace la sobrietà negli altri, per esempio. Io, per esempio, non sono sobrio, oppure a volte mi vesto così e altre volte mi vesto in maniera più sobria. Dai, non dire. Te lo giuro. Falso. Bugiardo. Segui la nostra sobrietà. Ok, da adesso no. Sobrio, da adesso noi lezioni di sobrietà, okay. Mario Parisi, okay. Uno, due, tre. Com'è bello far l'amore da Trieste, com'è bello far l'amore da fronte e tu, tanti a testa, a chi tanti amanti, tanti auguri, testa, in campagna e in città. Mi casca un tocco. Cretino! Con chi voglia tu. E se ti lascia lo sai che si fa. Trovi un altro più bello. Che problemi non ha. Ma non un po' di problemi di gare. La sentirete sicuramente mille volte sul carro della Iota assassina. Ma poi tu sai quando l'ha scritta. Non tutti sanno, no? Lei a un certo punto sì, era andata. Aveva frequentato un tipo di Udine. E a quel punto ho detto da Trieste in giù. Ecco. Patello, te lo dico, la tita che mi ha tenuto di più è Cudo. Cudo ti chiama? Cudo. Di è un depe di Totobocco. Pa depe Totobocco. Cudo. Cudo. Cudo, come è potuto Cudo? Crudo. Cudo, babbo. Perché non mi sei crudo? Cudo, perché è più cattivo. Allora lui è un depe di Totobocco, lui mi ha tenuto di più. Totobocco. Totobocco. Totobocco e dopo te Totobocco. Sottobosco. Babbo. Ah, è sottobosco. Rap. Di cade. E intorno a lui è quello che mi ha tenuto di più. E ci può dire come Crudo l'ha segnata? Prima con una panga, così, ma ti dado a panga qua, mi ha fatto tutto un tenno. Dopo tutto, a ti te, ho golpetuto un pochettino. Crudo mega proprio tenato. L'ha segnata proprio? Però ho perdonato. Perdonato, patello Crudo. Ora, Gabriella, ne chiedi. Come la fa a mantenersi ancora così giovane? Se vera questa leggenda che lei non la si ammala mai?
Se è vero, non mi ammaglio da quando avevo un 19-20 anni, dai, mi pare. Mai? Ma io avevo una febbre, un'influenza, un raffreddore, due moccoli, niente. E insomma, io ero preoccupata, godito, anche perché il prete mi diceva: sei strano, non sei normale, eccetera, eccetera. Sono andata dal dottor per farmi controllare e il guardà col microscopio. E il gadito che goi anticorpi più forti, sì, perché i sei impanai, se vedi proprio. Come impanai, i croccantini una dentro, mutazione genetica, quegli altri se sciocca e vasò. Azione che obbliga i cittadini italiani chiaro, e i funzionari dello Stato. Silenzio un poco qua, che non sono a far niente. Dove eri arrivati? Stato. Stato. Al rispetto delle leggi, della Costituzione e di conseguenza. Ma far brutta figura, per favore. Conseguenza. Ma MMM in pace, dei trattati sopra citati. Che non gli ha fatto niente di mai, per favore. A capo. A capo. Trattati. Signor Botu, per favore. Sopra citati. MMM. Un po' esclamativo. Signora. MMM esclamativo. MMM esclamativo. Ma perché ogni volta una. Intanto è previsto. C'è ancora spazio per i giovani in questa società? In autobus tante volte no. In autobus tante volte no, perché tutti quanti tentati e do dal poco patio. Mentre in tutta età magari uno ti metti, non so, vai in un posto, vai in campagna e del patio. Dipende da che va. Per quanto riguarda invece il suo nuovo amico, vedo che lega un nuovo amico. E per fare allenamento e pressione psicologica, che così dopo no, tutte le cose. Vedi, per esempio, lui è qua. Io mostro i corni, lui prepaura e si gira a testa dall'altra parte. Dopo gli dirò qua, mica mostro il dito medio e lui gira a testa dall'altra parte. Perché è pressione psicologica, bisogna fare allenamento e cose della pressione psicologica. Benissimo, caro il mio profago. Mandato del governo di amministrazione provvisorio MMM. Punto. Che sono palesemente illegali, virgola. Ed è per questo che il signor Ulcigray Gualtiero, abitante del TLT. Abitante del TLT. Non dovrà versare alcuna Signor somma Botto, allo Stato occupatore dell'amministrazione illegittima. MMM, esclamativo. Ovviamente dalla Repubblica Italiana, che li ha inseriti MMM nella propria Costituzione agli articoli. Inseriti MMM. Nella propria. Sono a virgola MMM. Cioè, sei anche aggressivi, perché par di scontrarsi con gli ultras, hai capito? Sei una roba veramente... Per quella la sembra ancora così giovane, nonostante l'età. Bravo, sì. Non si chiede l'età a una signora. Non voglio invecchiamento, non si chiede l'età alla signora, non voglio invecchiamento, ma non stiamo che dire qua che mi dà la pensione, perché sennò dopo mio figlio Gualtiero un po' resta mai. Ma ora è il momento di presentare il nuovo singolo. Il tuo patio. Allora, noi avevamo presentato i tre singoli precedenti, che erano sette benissimo. Proprio tengo tantissimo tette. Con gatto grande pende pei. Con un gatto grande pende pei. Un gatto grande, un gatto grande. Sì, come capire, il gatto grande, il terzo singolo. E tetto singolo che parlava che è petto da menta. Sì, pesto la menta, la menta, menta. Ma ora ci faccio sentire. Petto da menta. Facciamo sentire il ritornello del nuovo singolo sui digital store da oggi. Questo qua è un tingolo bellissimo che fa non tenere tutto dentro e non è mica da adottare. Un contiglio dal patello va a puttare. Cosa? Va a puttare, perché è una cosa importante, tu devi andare a puttare. Devi. Ma su un messaggio che si può lanciare al pubblico. Vai a puttare, che tempo è bello, va a puttare, che tempo. Beh, è bello. Allora, questo è un messaggio a cui noi se dissociamo. Non voglio andare. Io sono sicuro che tu tante botte di terra vai a puttare. Ma no! Signor Botto, dai, in fondo siamo uomini del mondo. Ma chi sei la sora? Allora, guarda che sono, sai che si può tenere esseri umani sora alla macchina? Dove si è mai visto? Quindi adesso che sei così, una bella multina. Allora, una multina per il signor Ulcigray Gualtiero. Scriva la mia dichiarazione. Giuri, attacca, multa. Attacca! Tengo a precisare che MMM, la sanzione qui imposta riguarda il codice della strada. Puoi spiegare esattamente qual è il messaggio? Ti culo, vai a puttane. No, va, ma no. Vedete la faccia, dai, che tu vai a puttane, dai.
Ma perché? Vede subito, ti capite che tu vai a puttane, capite? Ti capite, vai a puttane perché tante volte quando che accade tutto quanto che putta, tu prendi e vai a buttare. Ti cudo. Cosa vado? A buttare, combatte. A buttare? Vai a buttare, combatte. Vado a buttare. La sanzione qui imposta riguarda il codice della strada dello Stato italiano, MMM, ovvero legge della Repubblica Italiana, mai estesa con obbligatorio provvedimento dal commissario di governo in carica, MMM. Macete è un programma evidentemente prodotto da... Le culatte. Mole. Zecchio di Rosini.